Ministro, chiarito che non ci sarà da parte sua nessuna e del suo governo nessuna iniziativa di nazionalizzazione della banca. Stiamo parlando però del MEF, che è il secondo azionista della banca. Stiamo parlando per cui di un potere rilevante. Potere talmente rilevante che pare che il MEF abbia influito nella scelta sul nuovo amministratore delegato. Abbia fatto un incontro con JP Morgan sul risanamento. E si parla addirittura di una ricapitalizzazione con una speculazione di alcuni fondi sovrani, tra cui fondi catariote, e sappiamo in quel caso a chi possono far riferimento. Tutto ciò non è assolutamente stato ancora chiarito. E noi da quel punto di vista vorremmo un chiarimento. Cioè vorremmo un chiarimento su come la banca intenda proseguire, su come per cui il secondo azionista della banca, che è il MEF, intenda la ricapitalizzazione, i 5 miliardi di ricapitalizzazione, se tendenzialmente, visto che non ci sarà la nazionalizzazione, si dà la priorità ai risparmiatori, alla tutela dei risparmiatori, qual è, se ci sono principi di non idoneità da parte del nuovo amministratore delegato, visto le sue esperienze passate nella ricapitalizzazione di Antonveneta, ma soprattutto, se esclusa la nazionalizzazione, se escluso il bail-in, c'è davvero la possibilità che ci sia una speculazione all'interno di MPS da parte di alcuni fondi sovrani. Questo è ciò che ci preoccupa. Ma quello che ci preoccupa di più, Ministro, insisteremo, è la mancata trasparenza rispetto all'operazione e rispetto al ruolo del MEF che c'è stata fin qui. Ci sono state troppe notizie sulla stampa non ancora smentite e ci aspettiamo da parte sua e del MEF un chiarimento in funzione della trasparenza sia dei soldi pubblici ma anche degli azionisti e dei risparmiatori della banca stessa.